Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco del 1995 della Black Pearl Software per Super Nintendo che si chiama The Mask. Come al solito, prima di iniziare, vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e le live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, supportarmi, abbonatevi al canale, per voi tanti video live in esclusiva, video hack per caricare nuovi giochi sulle vostre console e la possibilità di parlare con me in live durante le serate. Allora ragazzi, The Mask lo considero uno dei più divertenti e spettacolari giochi per Super Nintendo. Ovviamente si rifà al film con Jim Carrey, io presumo che insomma tutti voi sappiate, conosciate la storia del film, riassumiamola, diciamo velocemente. Stanley Ipkiss, interpretato da Jim Carrey, è uno sfigato impiegato di banca che si innamora di Tina Carlyle, che è la, purtroppo per lui, la fidanzata del boss Dorian Tyrell della città, boss diciamo malavitoso. Fortunatamente o sfortunatamente Stanley trova la maschera di Loki, sì Loki, proprio quello, il fratello di Thor, che lo fa diventare diciamo un inguaribile romantico, un combinaguai, diciamo un po' un... È un po' Zuzurellone! Esatto, proprio lui. Allora, il gioco è un videogame, un platform a scorrimento multidirezionale, dove appunto interpretiamo Stanley Ipkiss, ormai posseduto dalla maschera, che dovrà divincolarsi in 6 livelli, mi pare, fino ad arrivare a salvare appunto la sua amata dalle grinfie di Dorian Tyrell. Lo scontro infatti si concluderà al Coco Bongo Club. Il gioco è veramente spettacolare, ripeto ragazzi, un platform fatto benissimo, grafica incredibile per il Super Nintendo. Il personaggio principale è caratterizzato benissimo ragazzi, con tutte le gag, tutte le mosse che si sono viste nel film. Anche la colonna sonora è veramente incredibile, soprattutto quella del primo livello. Il gioco è mediamente difficile, diciamo non complicatissimo, ma bisogna stare attenti soprattutto contro alcuni boss. Quindi ragazzi, vediamo com'è andato il mio gameplay, mettetevi comodi, occhio al mio gameplay. Eccoci qui ragazzi, pronti a partire. Allora, iniziamo il gioco dal palazzo dove sta Stanley e saranno cazzi per tutti qua. Ascoltate ragazzi la colonna sonora di questo livello che secondo me è fantastica. Allora, fatemi provare le mosse un po' con la scivolata. Vediamo un po'. Aspetta, ok. I pugni, il vortice. Ok, che ci toglie energia, che la nostra energia è quella in basso a sinistra, sotto la M. La martellata. Ok, dai, proviamo ad andare avanti. Guardate come cammina, ragazzi, è veramente caratterizzato in modo fantastico. Dato la grafica, ragazzi, ricorda un po' quella di Donkey Kong, Super Donkey Kong Country, che c'è un nome particolare, quel tipo di grafica che adesso non ricordo, Mode 7 mi pare, una roba del genere. Magari scrivetemelo nei commenti, che sono curioso di ricordarmi come si chiamava quel tipo di grafica, cioè questo tipo di grafica. Intanto prendiamo ammazzate gli stronzetti, ok. Lì c'è il tipo che butta via il gatto, poveraccio, e quando ti cucca t'ammazza. Vediamo di qua cosa c'è. Lì si potrebbe andare giù, via. Abbiamo 3 vite inizialmente. Ma vai a cagare. Dentro. Ancora, porca puttana. Vabbè, oh. Bello che quando ti prendono inizia a lampeggiare, ma sostanzialmente non vedi più il protagonista, quindi non sai esattamente dove cavolo stai andando. Batti di qua, aspetta, no, di qua. Eccola qua. Tan 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 tan.
cazzo. Orco 2. No! Puttana. E si entra lì. La maschera penso sia una vita probabilmente, ma non so bene se ci arrivo lì o sinceramente no. Bello il tipo che dorme col fucilazzo. Qui c'è un tranquillo giocatore di bowling. Ah ah. Naturalmente fare le mosse speciali porta via energia, non è che te le regalano. Quindi bisogna usarle con parsimonia. Un po' come le super mosse di Final Fight. Il cappello deve essere il checkpoint se lo prendi, cioè se t'ammazzano riparti da là. Fuori. Vai. Dentro. Bastarda. Vieni qua. Eh no, su di qua. Due palle e le svegliette. Aia, aia, fermi, fermi. Vai su. Quindi si va di qua. Ok. Aspetta. Porca puttana. Poi. No cazzarola. Dai bastarda. Vai sul divano. Quella è la super mossa che ti toglie di più, Cioè, è devastante, ma ti toglie parecchia energia. Lui è realizzato benissimo. Avrei preferito anche vederlo col cappello, sinceramente. Sarebbe stato ancora più figo, secondo me. Però vabbè, dai, ci accontentiamo comunque. Siamo al boss, ragazzi. Il primo boss è la vecchia che non voleva essere disturbata dai continui casini di Stan. Non gli piacciono tanto i rumori molesti. E mi pare che era quella che voleva l'affitto, no? È la padrona di casa. Che c'aveva la maschera di bellezza, anche lei. Verde. Qua. E quindi dove... aspetta... ah, di qua, ok. Se la finestra è chiusa sicuramente non siamo passati. Aiaiaiaia. No! Sta musichetta qua, ragazzi, me la metterei su Spotify e l'ascolterei in loop, sinceramente. Si può andare sia di qua. No, cazzo! Si può andare sia di qua che di là. Vediamo un po' di qua. Ah, ma cazzo, c'era della roba qua. Vai su. Di qua o di là? Vediamo di qua. Ci sarebbe anche un... un teletrasporto lì, Dai, vai a cagare.
se riesco. Non ci arrivo. Vai. Qua c'è della roba, vai. Vabbè, dai. Aspetta. Cazzo, vai su. Eccola la maschera. Vai una vita. E quindi presumo che si debba per forza... cazzarola. Si debba andare in quel teletrasporto che c'era a sinistra, probabilmente. No, è là, non so come fare. Però sicuramente qua. Siamo al boss, eccola! Allora, calma, perché tra la sveglietta, zio cane... E sta stronza qua. È che bisogna sparare, fare la mossa quando è su schermo. Perché allora gli togli tanta energia. Aspetta, vabbè, lei ha solo sto attacco qua alla fine. Però cazzo, ogni pistolata che mi tira mi toglie un casino di energia. Vai, andiamo di trombetta adesso. Mi fa morire sto gioco, ragazzi. Vai. È morta? Vai. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto il primo livello. E ora continuiamo con i palazzi adiacenti. Ecco, adesso la soundtrack è secondo me meno spettacolare, meno bella del primo livello. Il primo livello proprio la colonna sonora era strepitosa. Adesso insomma abbiamo delle musichette un po' così, un po' no. Non che siano brutte. Ah, cagare, te l'immondizia. Piano piano. Vabbè. Ce ne sbattiamo anche se ci sono. Anche se perdiamo qualche bonus, ragazzi. Tanto andare avanti. Vai. Sto livello ci sono anche dei piccoli middle boss, diciamo. Un po' fastidiosi anche da fare. Madonna, mi sono piantato. Ah, sì, anche i pagliacci. Cazzo, ma non crepano sti qua. Ecco, sti qua hanno il problema che, a differenza degli altri, quando gli dai i pugni, non rimangono fermi, a meno che non li mettiamo all'angolo e li facciamo fuori. Vediamo se qua c'è un'entrata segreta. Ovvio. Ok. Sono tanti segreti sto gioco, tante zone segrete, appunto. Puttana! Vediamo se ridi con i pugni in faccia, bastardo. No, lì non riesco... Ma porca puttana! Vorrei capire come fare ad andare là. No! Forse dall'alto? Vediamo se ci cado dentro. Si entra qua, via. Arca puttana, fermi un attimo, E qua se si cade si crepa. Ah, Milo, il cane! Il cane mascherato! Di qua, vai. Che... Okay. Occhio! La puttana! Madonna, quanto coriaccio era quello lì? Qui c'è un teletrasporto. Anche qua siete, bastarde! Oh, ma non la becca! Due coglioni questi qua. Stai là. No! Porca puttana. Ma che cazzo mi tiri? Sp-
Aspetta, perché... Ecco. Non... non è facile, eh. No, cazzo, vai. Ecco, questo è uno dei middle boss. Mi sa che ce ne sono due, mi pare. E sono un po' bastardelli da fare, nel senso che bisogna distruggere due parti, il maglio qua e il motore. Aspetta, vedi? Ok, l'abbiamo fatta. È perché per fortuna avevamo l'energia che ci consentiva di fare la mossa. Se no a pugni era ancora, se no a pugni era abbastanza complicata da fare. Non so se riesco a prendere la M, non so ragazzi. Guarda, si fermano proprio a un ciccino proprio dalla M. Aspetta che non ho capito dove devo andare, di qua? Sì. Un altro, madonna di Dio! Aspetta perché... Non posso usare la mossa, non posso usarla! È un casino adesso qua, ragazzi. Ho 16, 20. Per fortuna l'energia, quando è bassa, si aumenta da sola, solo che... Cioè, stare attento a non farsi cuccare, perché altrimenti ti ammazza, eh? Cioè, con poca energia ti uccide. Nel frattempo la tecnica è quella di aspettare, cazzo! Di aspettare che l'energia aumenti di nuovo per avere la possibilità appunto di fare le mosse. Madonna, ma quando crepa questa qua? Ragazzi mi ammazzano qua. Incredibile. Dai, madonna. Ma non muore, ma com'è possibile? Ma ragazzi, non... Cioè, l'altra è crepata subito. Forse l'altra, però, gli avevo fatto la mossa quella dei mitragliatori. Ragazzi, non c'è verso, Questi no... Boia! L'ho distrutta. Mamma mia, che due palle, però. Ok. No, cazzo! Ma vai a cagare! Ok, questo ti manda su, ma c'è il pagliaccio, porca puttana. Volevo capire là come prendere quelle, ma... No, non mi è dato saperlo, evidentemente. E come faccio a scendere là? Vabbè, dai, andiamo avanti. No, porcazzo, il cane! Ma vai a cagare. No, devo andare giù. Ah, ecco come facevo. Si andava dall'altra parte, cazzo. Avevi voglia te a andare giù là? Quel lì c'è un teletrasporto. Saremo vicino al boss, credo, ormai. Eccolo qua.
Ok, non è complicatissimo, ragazzi. Basta farlo così. Si corre e si danno dei pugni. Conviene evitare di fargli mosse strane, perché è piuttosto bastardo sto qua. Se ti mette all'angolo, quindi conviene venirne fuori coi pugni. Dai, cazzo. Dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok. Terzo livello è un altro palazzo, praticamente. Poi abbiamo il parco, la prigione e il Coco Bongo Club. Ok. Anche qua, insomma, abbastanza simile. Allora, occhio qui alle finestre che si aprono, eh. Occhio alle finestre che si aprono. Perché le finestre che si aprono, cazzo, ti butta giù. E i tipi sparano, porca puttana. E qui bisogna andare di scivolata, ragazzi. Perché sono caduto, cazzo. Beh, vieni qua. Martello. A volte questi teletrasporti qua sono mascherati bene, perché sono diversi per ogni livello, ragazzi. Non è semplicissimo, cazzo. Madonna, sto facendo i coglioni. Madonna. Ha pure una vita, abbiamo beccato. Era dentro il palazzo. Piano. È il cane. Ok, occhio. Che cazzo. Ora si inizia ad andare su con gli ascensori, mi pare. Eccolo. Eh beh, cazzo, sono qua. Che cazzo devo fare? Ma porca... questi che sparano, ragazzi, rompono le balle, eh. Aspetta, ma mi porta dove, scusa? Indietro. A due sono pure. Guarda quanta roba nascosta che c'è, cazzo. Il boss, eccolo qua. Questo non è semplicissimo, eh. Bisogna stare attenti un attimo. Vabbè, gli tiriamo questa che è abbastanza risolutiva. Fa il rutto e fa due salti con rimbalzo, tra l'altro. Beh, cazzo. Madonna, pian. Ecco, fa il doppio rimbalzo, quello là, quindi bisogna girargli attorno un po'. Cazzo, non ho più le mosse, dai. Ma cazzo, ma crepi o no? Vai.
Ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ora siamo nel parco. Ecco, i due palazzi, ok, ancora. Il parco è comunque un... uno dei luoghi che si è visto nel film, insomma, insieme al primo palazzo. Gli altri due livelli di prima erano un po' riempitivi, secondo me. Ok, qui si comincia a... è un livello molto... in cui si sale molto. Sono tutti incazzati qua nel parco, eh. E c'è il buco dell'albero che è il teletrasporto. Sì, no, si capisce, per carità, perché c'è quella specie di piccolo lampeggio vicino ai teletrasporti, però non è che si vede sempre subito di colpo, eh. Ma porca puttana. Vai giù. Che pare. Madonna, me li sono portati avanti tutti e due. Dai. Vai a destra. Qui è un po' ingarbugliata la cosa, è un po' cespugliosa. Qua ci si incastra facilmente, Che non vado su qua? Due palle sto qua, ragazzi. È morto. Forse devo andare su un po' più indietro? Cazzo! Ah, ecco, forse. Vai. Ok. Madonna, si capisce un cazzo, ragazzi. Vai dentro il buco. E questo è il boss, ragazzi. Ah, no. Questo mi sa che è un mini boss. Non ricordo, ragazzi, se questo è il boss finale del gioco. Del livello. Mi pare di sì, però. Ma che cazzo. Che poi chi cazzo è, cazzo? Uno che fa le pulizie qua del parco. Però butta le banane, mi pare. Non mi ricordo se questo è il boss del fine livello. Secondo me sì. Ragazzi, ce lo facciamo così, che cazzo volete che vi dica. Ho finito l'energy. Piano, che sto senza energia quasi. Dai! Madonna, ragazzi, è invulnerabile sto qua. Eccola! Ragazzi, non so cosa dire, non crepa. Eccolo. Sì, era il boss di fine livello, ragazzi. No, ma mi aspettavo che aprisse la bocca, sapete, la scena come abbiamo visto prima, con gli occhi strabuzzati. Invece no. Ora siamo nella prigione, se non ricordo male. Sì, perché nel film poi ci mettono in gattabuia, perché scoprono che siamo noi la maschera. Ok,
Quindi adesso andiamo a far fuori un po' di galeotti ignari. Che presto creperanno. Ok. Qui dove ci sono le crepe conviene venire a vedere, anche se qui non c'era una Madonna, ma andiamo dentro qua. Aspetta, ci stanno anche i muri elettrificati. Cazzo, peggio del Jurassic Park. Cazzo! Vai su, vai su. Piano! Ma porca puttana! Dai! No, è qui, è qui. Io dentro di qua. Dai, ma porca! Mamma mia, allora si può andare sia a destra che a sinistra. Guarda come lì. Li riempio di ceffoni, gli stronzetti. Veniamo. Allora, di là c'è un teletrasporto. Vediamo di qua. E un altro. Proviamo uno. Ah! Mi ha rimesso là. Vabbè. Troia! Dai che riusciamo a evadere. Ehi! Ma porca puttana. Che coglioni sti qua, ragazzi. Dammi i soldi. Piano. Ah, si arrivava su lo stesso, ok. Sarebbero una botta, una, porca puttana, una botta di stanze segrete qua, ragazzi. No! Zio porco. Per fortuna avevo appena preso il cappello. Lì c'è la vita, ragazzi, ma... Evitiamo! È lunghetto sto livello, eh? Vai. M. Guarda, hai visto? Dai che lo prendiamo il cagnolino, finalmente! È sempre imbucato il cane, ragazzi. Non pensavo ci fosse il teletrasporto là, eh. Ho tirato su... Madonna, ragazzi. Questo è un po' un rompicoglione. Allora, bisogna farlo così. Se non arrivi... Arco 2. Se non arrivi qua col massimo dell'energia, ragazzi, sei fottuto. Perché sto qua, veramente, tiro di quelle pallate che t'ammazza in 5 minuti. Per fortuna eravamo belli carichi. Madonna, però non crepa, ragazzi. Speriamo bene adesso. Sì, ma con tutti i pugni che ti ho dato, però, cazzo. Vai. Mamma mia.
sfumeggiante, che è sfumeggiante con la F, ragazzi, non con la P. Ok. Ok, qui siamo nei... nelle fogne, zio cane. Ah, quindi sono 7 livelli, non 6, ragazzi. Sì, diciamo, nel film non si vede sto livello, sta ambientazione qua. Probabilmente è un'estensione della prigione. Qui assomiglia... cazzo! Qui assomiglia molto a Aladdin, il gioco per Mega Drive. Stesse piattaforme che spariscono. Grazie. E quindi si entra qua. Ah, c'era il cane là. Che bordello, ragazzi, mamma mia. Sarebbero 2000 stanze da vedere, secondo me. Dai! Dai, porco due! No! Due palle! Mi sa che il cane ce lo siamo persi, era sopra. Rifammi venire di qua. Comunque ci si perde sto livello qua, ragazzi. Aspetta. Ah no, rimango qua. E quindi per dove cazzo vado? Ragazzi, mi sono un po' perso, eh. Qua, ragazzi, per fa... è l'altra porta. Ok, yeah, ok. Exit. Siamo al Coco Bongo, ragazzi. Comunque quel livello di prima, volendo, si poteva girarlo per ore, eh? Si poteva girarlo per ore quel livello là, che ragazzi, impossibile, dai, impossibile. Siamo al Coco Bongo, ragazzi. Qui andiamo via dritti perché ci stanno le scimmie bastarde che spaccano i maroni e ci tirano ovviamente le noci di cocco. Bella genialata sta qua, perché nel film non ci sono le scimmie che tirano le noci di cocco, però visto che si chiamava Coco Bongo, effettivamente. Ma assomiglia un po' ai livelli di Mario, di Sonic. Guarda dove... è suonato a caso là, ragazzi. Ma che cazzo è Terminator sto qua? Sbucare qua. Ecco le bastarde. No, porco due.
La... Dio buono. Sono tutti coglioni, eh. Ma le puoi ammazzare le scimmie, ste vacche? E non so se notate, ragazzi, mi stanno dando l'energia, le note musicali. Dai, dai, carica, carica. Quando si sta fermi, poi lui fa tutta una serie di gag, tutte quelle del film, insomma. Ormai ci siamo, ragazzi. Ma il boss è Tyrell con la maschera anche lui. Però non è complicatissimo, insomma, è molto più facile. Il boss finale è molto più facile di altri. Fortunatamente avremo le note che ci possono aiutare a recuperare energia proprio in quel, in quello stage là. Ormai, ragazzi, no, veramente sto andando, non dico a caso, ma... Ah, aspetta, aspetta, ho visto, di qua, Tu, coglioni, ste scimmie di merda. Ah! Vai. Ci siamo, ragazzi. Eccolo qua. Payback. Ah! Eccolo qua, ragazzi. Allora, è piuttosto facile, perché basta fargli la strombazzata. Ok. E nel contempo recuperiamo energia con le note. Piano. Ora recuperiamo un po' di energia con le note. E man mano che la recuperiamo, cazzo, facciamo la strombazzata. Ah, lì c'è Cameron Diaz che mi aspetta. Dai. Sto rischiando un po', eh. Dai, dai. Ah, ma i musicisti se li becchi in testa mi sa che t'ammazzano. No, forse no. Non so perché allora mi aveva tolto energia. Forse è lui che spara. Ragazzi, non credo, eh. Coglioni! Sì, vabbè, però non muore, ragazzi. Porco due. Quale ore, ragazzi? Non so cosa dire, ragazzi. Questo ha l'energia, non so, infinita, non capisco. Vediamo se con le pistolate. Ma che... No!
Ragazzi, non so che dire. Non so veramente che dire. Ma sarai figlio di una mignotta, zio cane? Ma porco due, ma non muore! Sì, vabbè, però è incredibile. Incredibile sta roba. Cioè, non so più che cazzo fare ormai. Cioè, non è difficile in sé, che non crepa, però. Stiamo qua fino a domani, ragazzi. Immagina se... immaginate se mi ammazza. Ragazzi, sono esausto ormai. Sì, ma vabbè, ma... ma c'è un bug, non può essere, ragazzi, una roba simile, non può essere. Non può essere una roba del genere, dai. Ormai ho gli occhi che mi si distruggono, ragazzi. E c'è sto scrolling velocissimo. Dai. Ma manco con le pistolate crepa! È morto! È morto! Madonna, ce l'abbiamo fatta, cazzo! Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo finito, cazzo! Che bella sta scena, ragazzi! Guardate che figata! Questa è proprio identica a quella del film. Sì, però ragazzi, veramente, il boss era impossibile. Nel senso, non difficile, ma aveva un miliardo di energia. Occhio che non scende. Oi! Sfumeggiante! Ragazzi, l'abbiamo finito, l'abbiamo finito. Il gioco non è difficilissimo, però, insomma, necessita di un po' di apprendimento, insomma. Giocabilità frenetica. Purtroppo, in alcuni livelli, secondo me, sarebbe da prendersi del tempo e provare a prendere tutti i vari bonus, specialmente quello della prigione e quello piccolino, insomma, delle fogne, ecco. Ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. Ciao, ciao.